Sì, come membro della Commissione Affari Sociali devo necessariamente rispondere a alcuni punti, nel senso che la relatrice aveva posto delle criticità al provvedimento, quindi è questo che risulta strano. Come mai proporre delle criticità e poi non presentare emendamenti? Perché proporre delle criticità che magari si sono risolte e non rispondere ai solleciti nostri adesso nel dibattito che in aula deve essere consentito? Allora questo risulta strano. Risulta strano come, e questo l'abbiamo segnalato, ci sono dei solleciti ben chiari, dei emendamenti scritti in maniera chiarissima, e come mai non ci sono delle risposte? La relazione continua a dire, poneva delle criticità che noi abbiamo cercato di risolvere. Soltanto un punto sull'emendamento. Voglio sottolineare che l'emendamento introduceva la necessità di prevedere l'individuazione dei limiti per lo svolgimento di attività commerciali diverse da quelle di utilità sociale. Quindi credo che era abbastanza chiarissimo. Grazie, onorevole Palmieri. Presidente, l'onorevole Grillo non ha bisogno che io intervenga in sua difesa, si difende perfettamente da sola, però vorrei solo far notare alla maggioranza che questo emendamento, così come l'emendamento precedente, e di questo apro una parentesi, mi scuso perché ho sbagliato a indicare il voto, che doveva essere un voto favorevole, ripristina il testo che avevamo votato alla Camera nel primo passaggio. Per cui non c'è niente di nuovo sotto il sole, l'emendamento precedente lo ripristinava integralmente, l'emendamento di cui stiamo parlando adesso lo ripristinava per l'ultima parte. La questione di fondo però che sta alla base di tutta questa fretta, e questo sì, io rispondo in vostra voce alla collega Grillo, certo che le elezioni amministrative sono un punto importante e sono un problema per il Presidente del Consiglio. Da qui deriva la fretta per un provvedimento che è partito 2 anni fa, rispetto al quale il Presidente del Consiglio si era più volte impegnato e autorevoli ministri del Governo avevano più volte annunciato la fine, l'imminente approvazione definitiva. Così non è stato, perché tutto si riconduce al tema di fondo di questa legislatura, che è la tenuta del Partito Democratico, in questo caso specifico, doppio problema di tenuta, una tenuta di natura politica di coesione interna, una tenuta di natura culturale, perché dentro il Partito Democratico ci sono delle persone che legittimamente la pensano come voi e quindi sono su posizioni più arretrate, dal mio punto di vista, rispetto a quelle di altri dello stesso Partito Democratico. E quindi in questo contesto si colloca il lavoro che stiamo facendo adesso, si colloca la blindatura del testo e si colloca il fatto che, appunto, come ho detto in precedenza, in discussione generale, alcuni colleghi della maggioranza del Partito Democratico sono purtroppo, sinceramente, mortificati da quello che sta succedendo. Grazie. Grazie a lei, non ho altri iscritti a parlare, quindi con il parere. Onorevole Lenzi. Mi dispiace, ma credo che qualche chiarimento vada dato. Per quanto riguarda l'attribuzione all'autorità garante della concorrenza, la nostra opposizione riguarda il riferimento alla valutazione di impatto sociale che in questo testo di legge, su proposta della Camera, all'articolo 7 è previsto in capo al Ministero del Lavoro per le regioni che ho già esposto. Quindi prendere questo emendamento sarebbe mettere in discussione il nostro lavoro nella prima lettura. Per quanto riguarda l'ampliamento dei settori di attività, il vincolo che qui è proposto, ampliamento che è già previsto, individua limiti.